Di nuovo il più cordiale ben connessi giunge a tutti quanti voi da parte mia, Roberto De Angelis, Web Radio Associate. Lo studio è quello di RDA Radio 1 in collegamento in diretta con Pennetta Tiberina, se non vado errato, in provincia di Terni, dove risiede il Giampiero Bindi, il nostro caro amico di tanti anni, con la sua antenna Romana 1 in simultanea. Quindi portiamo avanti per oggi M91 Live fra calcio e realtà. Buon pomeriggio a Massimo Benzo, ciao Massimo! Ciao Roberto, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i Radio Web ascoltatori, Ben ciao. risentito sotto l'egida della pioggia, non so se da te a Pitigliano sta piovendo, qui sì. Sì, diciamo che in questo momento non piove, però è minaccia di pioggia perché è nuvolo e oggi è tutto nuvolo, Di insomma, tutta la fatti ce giornata. l'avevano preannunciato una settimana, anzi un fine Sì. settimana, venerdì, sabato, domenica, denso di pioggia. Speriamo che si possano sbagliare poi, no? Sembrerebbe lunedì che ci sia il sole. Sì, sembrerebbe che ci siano tre. Allora, veniamo a noi. M91 Life, ovvero sia 91 Vita, fra calcio e realtà. Quindi facciamo questo ponte in attesa poi di ricominciare il campionato di Serie A il 4 di gennaio. La notizia del rincaro dei prezzi, perché quando andiamo ai supermercati, non so lì da te, ma qui a Roma è aumentato tutto e io direi anche leggermente in modo vertiginoso dei prezzi dei beni di facile consumo. Lì che aria tira? I prezzi sono sempre quelli o sono aumentati pure lì quando vai a fare Beh, la tu spesa? considera che qui i prezzi sono sempre stati più alti di Roma, anche quando erano tempi normali. Per cui se tu consideri che io sono 45 anni che vengo qui a Pitigliano e ora ormai sono residente qua, ma che vengo a Pitigliano, i primi anni che venivo qui un caffè costava 1.000 lire, a Roma 800. Ecco, quindi ci Quindi fai possiamo. il buon rapporto, per cui se a Roma si sono raddoppiati, qui si sono quasi triplicati i prezzi Oh, ma se io rispetto a oggi Roma. vado a un bar di Pitigliano e ordino un caffè, quanto mi costa? Allora, se tu da Pitigliano prendi un caffè cappuccino, più o meno diciamo è come Roma, ma insomma sui 2,60 un cappuccino a cornetto, Sì. 2,60 euro. Quindi ti viene il cornetto 1,20 euro, 1,30 euro, e il cappuccino verrà su 1,30 euro, 1,30 euro, sì. Oh, mi sta dicendo Valentina qua dallo studio di Napoli che coordina i collegamenti, dice però di solito in un paese piccolo, in una cittadina piccola, i prezzi dovrebbero essere più contenuti, non è così? No, il problema è che tu più sali da Roma più ben su e più aumentano i prezzi, più ben giù e più diminuiscono. Ah, Il rapporto ecco, è questo. il rapporto Roma è. è il centro del mondo, va bene da questo punto Sì, di sì, sì, vista. sì. Se tu vai su in Alta Italia, diciamo anche Centro Italia e poi Alto Italia, i prezzi cominciano a salire mano a mano. Mentre se tu vai giù fino ad arrivare alla Sicilia, a te i prezzi paghi pochissimo. Ma questo è sempre stato così, capito? Io l'ho riscontrato proprio di persona. In Sicilia l'ho girata quasi tutta, la Sicilia ti posso garantire che in Sicilia si spende pochissimo e si mangia in una maniera fantastica. Si mangia in una maniera divina, è vero, è vero, è vero, è vero. Ecco, invece se vai tu al nord, io mi ricordo tanti anni fa, parliamo dei fine anni, dei primi anni 2000, 2002, 2000, ancora non c'era l'euro, mi pare. O forse sì, forse era appena entrato l'euro. Beh, io a una colazione, tre cappuccini e tre cornetti, all'epoca pagavo 11-12 euro. Qui a Certo. Udine, quindi Sì, te calcola la media di 4, 8, 12, 4 euro a persona, 4 euro cappuccino e cornetto. cioè, sinceramente, insomma, rimaniamo un po' Sono. sbalorditi, però il tenore di vita è quello alla fin fine, no? Ma il discorso, io quello che non capisco, l'impiegato delle poste di Vitigliano è uguale all'impiegato delle poste di Trapani o di Udine, no? Non è che Certo. guadagnano in maniera diversa. A Milano, per esempio, è una città dal punto di vista economico è invivibile. A Milano ci vuole il portafoglio a fisarmonica per vivere a Milano. Cioè, capisci? Milano è Sì, proprio sì, sì. C'è cara da morire, quindi voglio dire, boh, non un so come tenore di fanno. vita molto più alto e chiaramente a Milano devi guadagnare tanto per poter sopravvivere.
Ma che guadagnare tanto se sei un impiegato della pubblica amministrazione, quello guadagni, non è che ti fanno uno stipendio a parte. No, assolutamente. Perché vivi a Milano. Le uniche differenze sono sulle tasse comunali, perché mi dicono, poi bisogna vedere se è vero, mi dicono che sulla busta paga il comune di Pitigliano prende molto di meno del comune di Roma sulla busta paga degli impiegati comunali e statali. Ma certo, ma direi pure che è ovvio, chiaramente. Ma parliamo poi di addizionali comunali, addizionali regionali, eccetera, che sono diverse, ogni regione fa le sue. No? E quindi ogni città c'ha la sua, e quindi da quel punto di vista sì. E poi c'è di contro anche che molti tu mangi in maniera più genuina, per esempio qui rispetto che a Roma devi sì. conoscere, cioè, ma qui se vuoi comprare la carne la compri in quasi tutti i posti, la carne è buona, la carne è nostrana, capisci? Come no? Però invece per quello che riguarda i cereali alimentari oppure scatolame eccetera, quelli non costano assolutamente meno. Non costano meno di Roma, costano di più, tant'è che io non sempre, ma solo qualche volta vado a fare la spesa Eurospin. Sì, dove ancora si risparmia qualcosa, qua, molto meno rispetto esatto. al passato, però qualcosa si risparmia. Che non è qui a Pitigliano, ma sta vicino a una ventina di chilometri. Però questo fa di cercarti un posto dove andare, perché sennò alcuni prodotti costano molto, ma molto di più di Roma. Pensa un po', questa poi è la realtà dei fatti quando uno va a vivere stabilmente in un altro luogo rispetto alla capitale d'Italia, quindi ci possiamo lagnare fino a un certo punto della nostra Roma. Beh, ma lagnare dal punto di vista della spesa, perché ci sono tanti e tali supermercati che insomma l'imbarazzo della scelta, anche i prezzi non è che sono proprio contenuti, però hai la possibilità di scegliere, tu ci sono zone in cui spendi di meno, per esempio tu vai a Ostia, al mercato di Ostia si spende benissimo rispetto a qualsiasi altro mercato a Roma centro, e quindi lo trovi la possibilità. Però non c'è niente a che vedere con quello che tu spendi in Roma città, se vai a Ostia, no? A Ostia si trovano tante occasioni. Qui i prezzi nei supermercati sono più alti di quelli di Roma, però c'è di contro che le strade sono asfaltate, il paese è pulito, a montagne di immondizia attaccata a strada non la trovi, passano tutte le mattine con la macchina della Mondessa a pulire le strade, cioè voglio dire, tu paghi ma paghi anche contento da questo punto di vista. Quando io pago per dei servizi che ho, se a Roma pago dei servizi che non ho, per magari per assumere un consulente a 200.000 euro all'anno, allora voglio dire, insomma, se permetti mi gira un pochetto. E poi non c'è rispetto della carità, rispetto dell'ordine, c'è niente a Roma. Roma è una giungla, questo è Roma diventata. Qui invece è un pochino diverso, no? Sì, Roma è diventata una giungla perché non c'è più educazione civica o che cos'altro secondo te? Ma perché non c'è più niente, perché ormai l'hanno messa in mano a tutti, perché nessuno, perché ormai sanno che tu puoi delinquere tanto in galera ce la vai. Cioè, questo funziona così la giustizia italiana, un po' perché i carceri sono pieni e quindi non sanno dove metterli, un po' perché i processi vanno avanti 10 anni e quindi quando qui mi pare più che siano garantiti più quelli che commettono illegalità che quelli che si comportano legalmente. Questa è l'impressione che ho io. La sensazione che si ha è proprio questa. Da quello che vedo, da quello che leggo, qui c'è un'illegalità continua, permanente. Cioè adesso abbiamo scoperto perché io immaginavo qualcosa ci fosse, ma sembrerebbe che a Roma ci siano 11 stazioni di polizia cinese. Cos'è che vuol dire 11? È una cosa assurda, inconcepibile che ci possa essere la polizia cinese nei ghetti o nei quartieri ad alta densità di popolazione cinese. Questo significa che loro lì si fanno i passaporti, le carte d'identità, si fanno tutto praticamente senza andarci a vedere i film americani, senza andarci a vedere le pellicole americane,
Chinatown ce l'abbiamo a Roma praticamente, No, tranquillamente. noi a Roma c'è una piccola Taiwan, questo non abbiamo Chinatown. Noi a Roma ormai i cinesi stanno dappertutto e sono radicati dappertutto e in più bypassano tutte quelle che sono da questo. Se così fosse, e Sì. sembrerebbe proprio di sì, loro bypassano per molte cose burocratiche e importanti per la vita quotidiana, come i documenti, per Mi esempio. dice il vice Bypassano. direttore editoriale che hanno delle deroghe consentite dalla normativa. No, la normativa gliel'ha data Conte, la normativa Ho Conte, se capito, non però sbaglio. se aspetta, se gliel'ha data un E allora presidente, l'hanno se è stato emesso da un consiglio dei ministri, la situazione purtroppo è fatto legale. loro. No, non è legale, non Eh è legale sì. questa cosa. Questa è, sì, sarà legale e legalizzata, però non è una cosa che No, si può se c'è, fare, è una cosa che aspetta va Massimo, eliminata. aspetta, aspetta, io dico, se c'è una normativa che dà delle deroghe, che fornisce delle deroghe ad una comunità di etnia diversa da quella italiana, la situazione normativamente è legale, Ascolta, però di fatto non va assolutamente bene. Questo è il punto della situazione. vabbè, io non sono esperto di pratiche burocratiche. Questo significa che tu hai, in Italia non c'è più soltanto il Vaticano e la Repubblica San Marino, c'è anche la Repubblica Popolare Cinese. Cioè, non è concepibile. Adesso gli accordi che hanno stipulato, io non lo so, tanto stanno Sì, è andando in vero. profondità, perché qui parliamo della Via della Seta, qui parliamo altro che Via della Seta. Capito? E questi accordi sono stati stipulati, questi accordi se ci sono, sono stati stipulati da Arpino Lasciano, da quelli che parlavano di onestà, onestà, onestà. Sì, Capito? hanno Non è fatto che degli parlano da accordi voi. commerciali di preferenza e di E per quale privilegio motivo? verso la E per Repubblica quale Popolare motivo? Cinese. Certo, sì, è Sì, e vero. per quale motivo l'hanno fatti? E con Perché quale diritto? ufficialmente hanno trovato delle condizioni economiche più vantaggiose. Ti do la Ah, spiegazione ufficiale, attenzione, eh. Quindi io, cioè, non posso obiettare davanti a una spiegazione ufficiale. Poi, di fatto, però, dopo cominciamo a vedere le situazioni che non vanno bene. Questo è il punto assurdo, cioè, ascolta, Robert, io ripeto, io non voglio entrare in questa storia perché ci penserà chi è preposto certo, e ci chi è mancherebbe altro. competente di me e di te, perché io legalmente non sono quello che è. Però io trovo assurdo e inconcepibile che ci debba essere in un quartiere cinese, ci debba essere la polizia cinese. Oh, ma la polizia cinese non può esercitare il diritto della polizia in Italia nello Stato italiano. Nessun Non accordo è ti può proprio così, consentire questo. Massimo. No, ci sono delle zone a diretto controllo cinese per garantire l'ordine pubblico e la incolumità pubblica, ma L'ordine pubblico rispondono lo sempre alle garantisce, autorità italiane. Attenzione, l'ordine pubblico lo garantisce lo Stato italiano, non lo Stato magari. cinese, capito? Sì, Ecco, io sì, non vedo, noi ci vediamo, ci facciamo le battute, io non ho mai visto un funerale cinese, mai, mai. diciamo che E negli poi ultimi. la Allora, tua diciamo lore, che negli capito? ultimi 4 anni di funerali presenziati ce ne sono stati quattro. Ecco, O allora tu mi hanno spieghi, vuoi l'elisir di sapere lunga cosa? vita, beati loro, perché io Allora, alzo le mani, per carità. Oppure quando secondo sono te malati non. vanno a morire in Cina. Ecco, questo. Sì, è come c'è. No, qui c'è il discorso anche dei trasferimenti dei soldi, i soldi passano tutti, vanno tutti in Cina, questi non pagano le tasse. E questo funziona così, che è d'accordo questo? D'accordo No, perché? beh, se per Cioè, questo fammi capire. anche altre situazioni commerciali extracomunitarie per i primi 3 anni sono esentasse, poi che fanno? Se le Ah. passano da parente a parente e i 3 anni diventano 9. Allora, No, esatto, chiudono l'azienda, ne aprono questo un'altra. governo, se mettesse mano anche a questa malapiaga, perché non è giusto che un imprenditore italiano che voglia aprire un negozio ortofrutticoli debba pagare anche in anticipo fiumi di tasse. Quando colui che è extracomunitario viene esentato da tutto per i primi 3 anni, poi si passa la palla al balzo e i 3 anni diventano 9. Allora tu ti ritrovi il commerciante italiano che poi chiude per fallimento e quell'altro che va avanti tranquillamente dandoti anche, diciamo, forniture a volte di dubbia qualità, a volte di buona qualità. Per carità, quello fa parte del commercio, uno lo vede con l'occhio. Ma quello sei te che la vai a comprare, se quello Certo. c'ha la dubbia qualità, sei te che ce la va a comprare, sei responsabile Certo, della tua chiaro. salute, se ce vai non mi fai pena, capito? Io non ce vado.
Io non ci vado, per definizione ci vado, quindi io quando vado a comprare la carne deve essere una carne italiana, se no la compro, io sono italiano e la compro italiana anche perché so che la carne italiana è tra le più buone al mondo, come quella argentina e come quella danese, ma siccome queste in Italia non te le fanno arrivare, se ci arrivano non si sa da dove vengono, perché funziona così, per anni hanno portato l'olio tunisino attraverso i confini con la Spagna, dentro dei barili. No, adesso arriva anche ufficialmente. Ascolta, questo è stato fatto un servizio lì e li passavano come olio toscano. E quello è frode, attenzione, quello è frode. E allora, e questo, invece adesso se tu vai a un supermercato, a una catena di supermercati, devi chiaramente avere tempo libero per poterlo fare. A furia di spulciare le bottiglie di olio che sono sullo scaffale del supermercato, troverai che in certi etichette c'è scritto provenienti dall'Unione Europea e da altre fonti di origine. Cioè, allora questa frase, no, aspetta, questa frase messa sull'etichetta ti dovrebbe far riflettere, no? Ma già ti dovrebbe far riflettere, caro Roberto, molta gente perché purtroppo non ha i soldi per fare la spesa. Questo è vero. Ma mica mi potrai dire che a 3,5 euro c'è l'olio extravergine. Se per questo stamattina al supermercato l'ha messo a 2,49, io voglio sapere che cosa c'è dentro quella bottiglia, vorrei tanto sapere. Bravo, secondo te ci può essere olio extravergine? No, perché l'olio extravergine per essere tale, poi tra l'altro imbottigliato e tutto, deve costare almeno i 15 euro. Per poter essere olio extravergine, io parlo di quelli industriali, di quelli imbottigliati. Sì. C'è la lavorazione, c'è l'etichetta, c'è l'imbottigliamento, c'è la raccolta, perché questi comprano le olive se li fanno oppure lo comprano direttamente da quelli che fanno l'olio. Sì. Ma un olio qui costa in Toscana, costa sui 12-13 euro al litro. Sì. Capito? Sì, che viene messo nelle lattine, quelli che portano le olive le portano al frantoio, il frantoio glielo macina il primo olio poi, perché dopo c'è tutto quello che ti rimacino, che rimettono dentro le foglie, i pezzi di legno, i rossi, tutto, ci mettono il primo olio, quello extravergine, quello è l'olio extravergine, quello che viene fatto alla prima spremitura, dove c'è la separazione di tutte le foglie, la separazione di tutto, e ti fanno l'olio, quello costa anche 12, 13, 14 euro. Vero, come può costare 3 euro e mezzo? Quindi la gente un po' lo compra. Significa che c'è una bassissima percentuale di oliva garantita per legge. Ma no, perché su 100 centilitri, quindi sul litro, devono essere garantiti almeno 9-10 decilitri di oliva. Il resto sono tutte situazioni di addizionali, di sostanze normali che non dovrebbero essere letali per la salute umana, che fanno sì che poi tra clorofille e altre situazioni chimiche varie si sale a 100 centilitri e tu c'è una bottiglia di olio di oliva, ma di oliva tu hai 10 centilitri, per cui a volte 3,49, 4,49 tu hai pagato 10 centilitri di oliva. Allora dopo, se invece lo prendi al frantoio, dice ma cavolo costa 9 euro il litro, benissimo, prova a insaporire un insalato dei pomodori con l'olio del frantoio rispetto a quello industriale, ne basterà una punta, due punte, due gocce, tre gocce, contro quello industriale che devi fare due o tre giri per dare un sapore di olio alla verdura. Questa è la situazione. Senza sapere quello che ti metti in corpo. Bravo, senza sapere quello che ti metti in corpo. Però se io vado a comprarlo a 4 euro il litro e poi la bottiglia mi dura molto di meno, alla fine ci ho guadagnato o ci ho rimesso? Ci vuole un attimo di riflessione su questo, non da noi che ne siamo convinti, però è vero che te l'olio che compri a 4 euro al litro ti dura di meno se puoi sentire un condimento, ma non va proprio comprato, è meglio prendere a 4 euro, è meglio prendere a 3 euro e mezzo l'olio di girasole, l'olio sì, di mais, vero, sì. L'olio anche di perché di arachide, gli arachidi se sono al 100%, perché poi è meglio quello che prende l'olio, è non vero, si va annacquato o fatto chissà come, capisci? Massimo, ascolta, allora siccome i tempi sono quelli tecnici, allora dobbiamo chiudere la prima parte e poi riprendiamo subito. Riguardo pure l'olio d'oliva, c'è qualche situazione pure, insomma,
diciamo così, leggermente ambigua, perché ho trovato anche proteste qui in redazione, perché noi abbiamo fatto anche delle puntate con altre persone contro l'olio che vengono dall'Africa, ma non ce l'abbiamo contro gli oli extravergini che vengono dall'Africa perché provengono dall'etnia africana, perché purtroppo non ci sono regole precise e pesticidi e crittogamici sono in enorme quantità rispetto ai nostri. Ma non mi pare che abbiamo detto che siamo contro l'olio No, no, tunisino, cioè perché fossero seguite delle. in Tunisia io ci sono stato, di olio d'oliva, di oliveti, ce ne hanno migliaia di oliveti, La terra è quindi non è che favorevole per posso, la coltivazione degli uliveti lì, è vero. ora bisogna vedere come lo coltivano, è un problema loro, ma io so lo so perché ho seguito un servizio di reporter tanti anni fa dove si mettevano nei bidoni e veniva congelato l'olio d'oliva tunisino Sì, e veniva è fatto vero. passare dalla Spagna, finiva in Italia e veniva etichettato come olio toscano. Esatto, è quella Questo io ho frode, detto, è però una verità, viene pure una l'olio verità. tunisino vero, cioè senza farlo Ma passare che per me ne quello che non frega, io è. non sono contro nessuno, non Oh, sono per l'olio italiano. però Poi sembrerebbe che come pesticidi anticrittogamici ne possano usare addirittura il triplo di nostro. Ecco perché non va l'olio che viene dalla Tunisia, dal Marocco e dall'Algeria, perché non seguono le stesse nostre regole, non perché non possa arrivare l'olio dall'ACI, mancherebbe altro, però deve essere un alimento sano anche perché questo alimento, come tanti altri, caro Massimo, noi ce lo mettiamo in corpo, o mi sbaglio? sì, vabbè, ma qui c'è tutta roba, Oh, poi qui come apri tu un commercio. ultimo flash su un altro aspetto. Miscela di oli provenienti dall'Unione Europea. Si fiondano tutti ad acquistarlo perché costano di meno, ma tanto questi sono oli buoni. Allora, sembrerebbe che da indagini fatte da vari reportage ci siano. Gli oli sono buoni, per carità, non sono nocivi, però sono scarti di lavorazioni di oli principali. Allora, tu perché devi immettere delle bottiglie che hanno miscele di oli provenienti dall'Unione Europea? Faccio prima a prendermi a comprare 5 oli italiani, li mescolo. Anch'io ho fatto una miscela di oli che non provengono dall'Unione Europea, bensì dall'Italia. Cioè, anche questa è un'altra situazione che purtroppo sta prendendo una vasta piega. Prima non c'erano tutti questi oli, miscele di oli dell'Unione Europea. Andate al supermercato, vedete quante ne trovate. Anche questo non va bene, Massimo. No, guarda, non mi vorrei esprimere io No, questa no, cosa, no, di se fa. no te fanno chiudere la radio e No, per sarebbe carità, noi meglio stiamo non solo farlo. segnalando l'anomalia. È Sì, no, un'anomalia. ma intanto ci sarebbe da segnalare tante cose. Io ti dico soltanto una cosa, che per me personalmente, per Massimo, penso il peggiore danno e calamità che abbia mai avuto l'Italia è stata l'entrata in Europa. Almeno a quelle condizioni, per In cui questa a tutto Europa, questo sì. sia tutto meno che d'Europa. Non L'Europa è, dovrebbe essere bravo, bravo, uno non è Stato unico. l'Europa, è questa Europa che non va bene, Ecco, questo tipo di capito? Quando Europa. io trovo assurdo se per parlare e per scalzare da ogni scalzo da ogni equivoco, io per me se tutta l'Africa venisse in Italia, a me non mi fregherebbe niente, perché non mi interessa, a me l'importante è che uno rispetta le regole del posto dove si trova. Bravo. Ma se vengono 2 miliardi di africani, i 2 miliardi vanno distribuiti in 27 paesi dell'Europa, non devono rimanere tutti in Italia. Questo è il motivo. Poi dopo se tu parli così sei razzista. Perché? Perché evidentemente abbiamo visto le recenti situazioni delle cooperative rosse per quale motivo vengono tutti in Italia. Esatto. No? Però gli Quindi italiani perché? finalmente sembra che si siano dati una scossa, una svegliata, come si dice a Roma, almeno radiofonicamente parlando, perché andando verso un governo di altra estrazione politica ci si prova a cambiare qualcosa. Ricordo sempre che anche la Ma sin. è No, no, difficile difatti cambiarla. ricordo che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sia a chi piace che a chi non piace, è un presidente del Consiglio, sta sempre sotto la campana della NATO e dell'America. Quindi si potrà muovere leggermente differentemente e in maniera diversa, ma attenzione a come si muove perché poi più di tanto non ti fanno fare. Però se già Ma se quel poco che ti ma, fanno tro fare fa cambiare, va bene. ma io posso sopportare io da italiano, ma io parlo da italiano, non da
da tifoso di una politica o di una parte della Certo. politica, perché non si tifa per la politica, solo i mentecatti tifano per la politica, per i politici, visto quello che sono i politici. Vero. Va bene, perché non si tifa più per un ideale, si poteva tifare per la politica quando la politica era una cosa seria, oggi non è più una cosa seria, è fatta di gente approssimativa buttata lì che non sa nemmeno quello che fa. Molti di questi non sanno nemmeno l'articolo 1 della Costituzione italiana. Mestieranti Quindi, prestati alla politica. ecco. Bravo, gente presa con eletta con 200 voti per una piattaforma ipotetica, va bene, con 200 voti sono diventati onorevoli e Sì. deputati. Gente che veniva al Parlamento, voleva svuotare tutto come le scatole di sardine e poi alla fine ci sono entrati nel sistema. Voglio Sì, ma dire, alla fine ecco, il sistema inghiotte tutto, questo è insopportabile per un italiano. Per Sì. uno che ama il suo paese e che vive nella piena regolarità, che un presidente della Francia, lo possiamo dire, si permetta di accusare l'Italia perché non vuole far sbarcare, vuole la E ci dà redistribuzione dei lezioni di profughi. moralità quando lui i Cioè, migranti li prende a calci su nel culo. Oh, 42.000, 42.000 hanno capito? fatto Quando una alla politica a frontiera sono 42. stati ripresi a calci nel sedere e ributtati fuori gli emigranti. Questa è la E realtà infatti non dei lo possono fatti, fare, ecco quello che capito? E c'è non stato anche capisco un io, no? segretario uscente di un partito che ha scritto pure le lettere di scuse a Macron. Ecco a che cosa siamo al paradosso. Però Vabbè, ma tu stai parlando del nulla, perché sì. se il segretario del partito che dici te, se fosse stata una persona coerente, forse la Meloni avrebbe vinto, no? Cioè, Ha vinto perché la fino a gente è prova del stufa, contrario, è vero, stufa e non è vero, stupida, non solo è vero. stufa, ma non è manco stupida. Massimo, io di attualità continuerei a parlare pure fino alle 18, Non non ho sono, problemi, no, no. però Anche perché ci sarebbe da fare un romanzo. devo chiudere la prima parte dedicata all'attualità, nella seconda parleremo di calcio e di sport, quindi rimani il nostro collegamento, ci sono 42 secondi da attendere e poi Va partiamo con bene. la seconda parte di Fracalcio in realtà. Grazie Massimo. Prego. Tra qualche minuto è di nuovo insieme a noi, grazie.